Buonasera amici di segnalazioni letterarie e non solo perché siamo trasmessi e saremo trasmessi su più canali social. Benvenuti a una nuova diretta con l'amico editor Giulio Pisano. Questa sera un altro ospite speciale, Nicoletta Verna, che ha pubblicato il suo ultimo romanzo per Einaudi. Quindi direi un editore d'eccezione. Siamo contenti che il nostro gruppo continui a dare spazio a realtà editoriali assolutamente eterogenee tra loro, dai piccolissimi editori e le realtà scrittorie più emergenti a situazioni invece librarie assolutamente consolidate come quelle di una delle più prestigiose case letterarie italiane, non solo ovviamente per il romanzo, ma anche per la saggistica, insomma, perché Einaudi, insomma, è una casa editrice assolutamente principe per la saggistica e sulla quale, vero Giulio, si sono formate generazioni di giovani studiosi Assolutamente, e è una delle amministratori. case editrici, beh, secondo me è forse diciamo che forse la più grossa casa editrice che ci sia in Per la Italia. saggistica letteraria, sì, la nostra generazione, stavo per dire appunto, Assolutamente, sono formate su assolutamente. Einaudi generazioni di editor, generazioni di amministratori di gruppi social, insomma, certo, quando studiavamo la letteratura italiana Einaudi, faccio un nome di Aso Rosa, forse ancora non pensavamo a Facebook, però. No, assolutamente. Vista la mia veneranda età, assolutamente no, Ma anch'io, insomma, ormai come possono vedere i nostri spettatori, ora che ho cambiato webcam, c'ho un pochino di capelli bianchi sui fianchi, quindi insomma, diciamo che parliamo di capelli. questo testimonia che posso essermi formato sui libri della gloriosa casa editrice Einaudi, che però ha sempre avuto anche collane importanti anche dal punto di vista della narrativa, che ve lo devo fare. Basti pensare a Stile Libero e comunque vabbè, diciamo che ne parleremo con la nostra ospite. Molto rapidamente volevo solo ricordare che è stata prorogata di qualche giorno la scadenza del premio letterario Lettera al Sempione, premio che Segnalazioni Letterarie organizza con altre importanti realtà culturali romane come la Galleria d'Arte Arte Sempione degli amici Stefania Pinci e Mario Borgato, le Officine Culturali Romane dell'amico Andrea Lepone e la Collana Orofino dell'amico Andrea Orofino, collana casata presso il Fatto Esibizioni di Torino. Direi che però questa sera non c'è tempo per le ciance e allora entriamo subito in medias res. Con il nostro amico Giulio Pisano, ripeto, uno dei più bravi editor italiani, che ci presenterà meglio la nostra Grazie. ospite di questa sera. Grazie. Innanzitutto salutiamo Nicoletta. Nicoletta, nata nel 1976, vive a Firenze, si occupa di comunicazione, si occupa di web, di marketing nel settore editoriale, tra l'altro. E nel 2006 ha pubblicato insieme ad altri autori per Costa e Nolan un libro, Le onde del futuro, presente e tendenze della radio in Italia. Un saggio, appunto, come dice il titolo, sulla storia della radio, che avrà una sua, diciamo, una sua importanza anche in questa stesura. Poi per Einaudi, nel 2021, dopo aver ottenuto la menzione speciale della giuria alla 33ª edizione del premio Italo Calvino, pubblica il romanzo d'esordio, il suo romanzo d'esordio che è appunto Il Falore Affettivo. Veramente un bellissimo romanzo, all'iniziale dall'incipit, che mi ha veramente colpito. Ora, la prima cosa che viene in mente è la enorme soddisfazione per un esordio così prestigioso, e questo, e i complimenti, è veramente il minimo che posso dirti. Ora, vuoi parlarci del contenuto dell'opera? È una bellissima sagra familiare che mi ha veramente molto colpito e che, devo ammetterlo, mi fa, diciamo, faccio fatica a pensarla come un esordio. Se vuoi accennarci la trama di questa. Di questa saga. Molto volentieri. Innanzitutto, buonasera a tutti, buonasera Giulio, Alberto e tutti gli ascoltatori. Grazie per questo invito che mi rende molto, molto felice, molto contenta. Allora, di cosa parla questo libro? Senza raccontare troppo, perché poi c'è anche una piccola sottotrama non thriller, però un pochino di tensione, quindi senza svelare troppo, parla di una bambina che ha una sorella più grande di lei e quando la bimba, che è anche la voce narrante, Bianca, ha 7 anni, la sorella maggiore, che ne ha 14 ed è Stella, muore in un incidente
di cui non si sa nulla. È un incidente che è un pochino avvolto nel mistero, nel senso che nessuno conosce le vere cause per cui è successo. Nessuno, tranne una persona, che è Bianca. Bianca sa perché Stella è morta e come, o si illude di saperlo, perché da questo momento in poi parte una lettura, che è una lettura inaffidabile. Noi abbiamo qua un editor molto bravo, Giulio, che sa benissimo cosa si intende per narratore inaffidabile. Il narratore inaffidabile è quel tipo di narratore che racconta una sua versione dei fatti, ma che non ci dice mai se questa versione dei fatti corrisponde o no alla realtà, perché la filtra attraverso il proprio sguardo. Di conseguenza parte questa narrazione che ci fa capire come Bianca si senta in colpa per la morte della sorella. Bianca pensa di avere causato la morte di Stella. Questo senso di colpa la devasta, perché poi dopo l'incidente la madre precipiterà in una situazione di fortissima depressione, tenterà il suicidio diverse volte, il padre abbandonerà la famiglia e lei si illude di poter controllare questo destino, che invece per sua natura è incontrollabile ed ineffabile, con un piano. Questo piano, che non sveliamo, ha a che fare con l'uomo che lei seduce, ma non lo seduce per amore, lo seduce semplicemente perché vuole usarlo come pedina per riportare in vita Stella. È un piano non lucido, è un piano folle, ma è un piano che lei persegue con grandissima... È un piano non lucido, ma lei lo persegue con lucidità, nel senso che Bianca è anche molto razionale nella sua disfunzionalità, diciamo. L'uomo che sceglie è Carlo. Quindi il romanzo racconta la storia di come Bianca e Carlo forse riusciranno in questo intento così paradossale di riportare in vita Stella. Ci sarebbe, c'è veramente tantissimo da chiedere. Il tempo purtroppo non è, è sempre tiranno. Allora, iniziamo dal titolo. Che cosa rappresenta per te il valore affettivo? E soprattutto fondamentale, qual è stata la genesi del romanzo? Poi ti farò altre domande su questo argomento, perché veramente mi ha incuriosito tanto, così come mi ha incuriosito il tipo di narratore che hai scelto, perché effettivamente è particolare, è non facile, molto difficile, anzi non facile. Da gestire. Allora, il valore affettivo è un titolo antifrastico, cioè un titolo che in realtà va proprio a indicare il contrario del suo significato. È un ossimoro. Questo romanzo è pieno di ossimori, cioè di personaggi, di situazioni che sono ambivalenti e che sembrano indicare qualcosa, ma che in realtà indicano l'esatto contrario. Anche Bianca è così, poi se volete ne parleremo. Allora, il valore affettivo che cos'è? È quel tipo di affetto che noi dedichiamo agli oggetti, in virtù del fatto che magari ci ricordano qualcosa, un ricordo di famiglia, una persona. Però se ci pensiamo, è un tipo di affetto paradossale, perché noi dedichiamo affetto non a un essere vivente, che quindi può contraccambiare, ma a una cosa inanimata. Eppure noi ne siamo, tutti penso, senza esclusioni, ora non voglio dire schiavi, però... Chi di noi non è affezionatissimo all'automobile, alla casa, al gioiello di famiglia, a quel soprammobile che è stato il primo regalo del fidanzato? È un tipo di affetto che però è svuotato dalla dimensione vera affettiva, perché la dimensione vera affettiva dovrebbe essere rivolta, chi può contraccambiare, agli esseri viventi, alle persone. Perché Bianca è così? Perché lei è diventata un'affettiva. Dopo la disgrazia, dopo l'incidente alla sorella, si è negata qualunque forma di affetto e di sentimento verso gli esseri viventi, perché ha scoperto che le fanno male. Quindi riversa tutta una forma, che però è una forma falsa, surrogata, di affetto e di amore sugli oggetti, da qui il titolo, il valore affettivo. C'è poi anche un'altra dimensione, che è la dimensione un pochino più invece ironica e quasi provocatoria. Cioè, questo è anche un romanzo sul materialismo, sul consumismo, e quindi il valore affettivo dice tutto al mondo ormai ha un valore monetario, anche l'affetto, quindi il valore affettivo è inteso come il valore dell'affetto, perché anche l'affetto è una merce come tutto il resto, nella visione di Bianca. Beh, effettivamente... un po' questa... è nato così, diciamo. Sì, no, ripeto, è veramente, chiamiamolo, forse è bizzarro, ecco, sotto certi punti di vista, alcune cose di cui tra l'altro parleremo. E tu hai parlato dei personaggi del libro, abbiamo Bianca che è il personaggio principale, poi la sorella che è Stella, perduta da bambino,
ed è comunque sempre presente nel sottofondo, e poi Carlo, il cardiochirurgo con cui Bianca ha una relazione. Ora, Bianca è un personaggio con cui si è costretti a immedesimarsi nel corso della lettura e con cui, tra l'altro, in un certo qual modo si soffre. E in questo caso la narrazione che tu hai utilizzato, che è una prima persona, è subdola e costringe chiaramente il lettore a un ingresso molto partecipato nell'universo narrativo. Come si è riuscita ad avere il giusto distacco da Bianca? Perché effettivamente è un personaggio molto interessante. Direi che se fosse una persona conosciuta mi incuriosirebbe molto parlarci, perché ha tutta una serie di caratteristiche che adesso non sto a spiegare, ma che sono comunque destano un interesse molto forte. Sì, è un personaggio forte, hai detto bene, nel bene o nel male, può risultare molto attrattiva, può anche risultare molto respingente, perché è un personaggio che, in virtù della sua anaffettività, ha una visione del mondo che è completamente asettica, è chirurgica. Bianca ha uno sguardo gelido sul mondo, lei ha svuotato la tragedia per sopravvivere di tutte le sue dimensioni patemiche. E quindi è rimasta in un mondo che è un mondo, ripetiamo, completamente privo di affetti, e lei è un personaggio, è quasi una macchina. C'è proprio quella sequenza quando lei è un amante del nuoto, amante insomma, non ama il nuoto, però fa nuoto per punirsi. E il nuoto, già come sport, se ci pensiamo, è per eccellenza lo sport della ripetizione, della concentrazione, della tecnica, e lei è questo. Di conseguenza, sì, è un personaggio che può anche risultare molto respingente, e al tempo stesso è un personaggio però tentacolare, perché è un narratore che parla per flusso di coscienza, ipertrasparente, e quindi fin da subito fagocita, no, tutte le vicende e tutti gli altri personaggi. Lei si prende la scena e non la molla più, quindi è ingombrante. È molto ingombrante per il lettore, ma anche per l'autrice, perché scriverlo come descriverlo, esatto, e approfondirlo, come nota Giulio molto giustamente, è stato complesso. Ma perché complesso? Perché è un personaggio che richiede un equilibrio. È un personaggio al confine sempre con la follia, e la follia è materia estremamente delicata in letteratura, perché bisogna mantenere proprio quel punto di equilibrio, dicevamo, per non sfrondare mai nell'eccesso, nella gratuità, e però al tempo stesso rendere i lampi di questa mente disturbata. E quindi forse proprio l'aspetto più difficile e complesso nella costruzione del personaggio è stato proprio rendere questa, la follia di Bianca, senza che diventasse una macchietta, ecco. Beh, quindi, effettivamente, come hai detto anche adesso, tutto, diciamo, è la perdita quella che sottintende la narrazione, e quindi questa ricerca, diciamo così, di, chiamiamola, di una nuova vita in cambio di una vita perduta, della vita della sorella. E questo, la differenziazione dei rifiuti, il controllo che il personaggio vuole avere su questo. E poi quello che ho notato io è una sorta di contrapposizione, che forse ho notato solo io, tra l'estrema bellezza di Bianca e quella che viene considerato il rifiuto, e quindi la bruttezza del rifiuto. E poi questa maniacalità come stile di vita. Ora, in questo caso io non ti faccio delle domande specifiche, però mi piace diciamo, sentirti parlare, ecco, come un flusso di coscienza di questi temi che hai portato alla luce e hai coniugato e mostrato con veramente una potenza espressiva, non mi viene altra parola, notevole, tra l'altro mettendo in sottofondo un aroma bellissima che sonnecchia mentre diciamo davanti ai nostri occhi si svela il disegno, il folle disegno della protagonista, la parte, chiamiamola, gialla, ecco, della stesura. Veramente sì. mi ha colpito molto, devo ammetterlo. Sono contenta, grazie. Sì, no, guarda, vorrei averci lavorato io, te lo dico sinceramente, è uno dei romanzi che mi sarebbe piaciuto, sul quale mi sarebbe piaciuto lavorare. Sarebbe stato un onore, guarda. Dai, i prossimi, via, vediamo se ci saranno, speriamo. Vediamo, no, hai toccato tu molti temi molto, molto importanti e proprio strutturali del romanzo. E il primo è il contrasto, hai notato una cosa giustissima, è un romanzo fatto di contrasti. Abbiamo detto anche all'inizio, Bianca è un ossimoro,
la sua bellezza e il degrado dei rifiuti, ma anche già dal nome, no? Lei è bianca, ma nel suo cuore lei cela un buio e una voragine di scura e nera enorme, tant'è vero che c'è la scena in cui lei conosce Carlo, lei si traveste da carnevale, si veste tutta di nero, tipo da vedova potrebbe sembrare vestita, e col rossetto nero, la parrucca nera. Carlo le si avvicina e dice: da cosa sei vestita? E lei risponde: da ossimoro, sono bianca. E quindi proprio qui viene esplicitato il simbolismo in una maniera proprio quasi elementare. Quindi è un personaggio di grandissimi contrasti, anche se ci pensi Bianca e Stella. Allora abbiamo Stella che è la luce, che è la sorella in cui lei riversava tutto l'ottimismo, il senso di fiducia verso la vita, verso il futuro. La sorella maggiore di quando noi siamo piccoli e vediamo questo essere che a cui va tutto bene, agli amici, l'ammiriamo e la vorremmo imitare. E invece Bianca, anche qui il nome è un nome che riflette quasi la luce anziché generarla, e quindi è pieno di contrasti ed è toccato un tema fondamentale. Anche tutti gli altri personaggi, ora non li descriviamo tutti, ma sono ricchi proprio di contrasti. Sì? Assolutamente, ma a proposito di contrasti, una cosa che mi ha incuriosito molto è come si è arrivata a inserire le problematiche relative alla raccolta differenziata, perché quella veramente mi ha lasciato senza parole, devo ammetterlo. Come ti è venuto in mente? Cioè, a me non sarebbe mai venuto in mente, assolutamente. Assolutamente. Allora, riassumiamo per gli ascoltatori. Bianca soffre di una fobia, non di una fobia, di una mania. La mania è quella di raccogliere tutti i rifiuti e catalogarli a seconda della loro destinazione, non solo i rifiuti che lei produce ed emette, ma anche, per esempio, tutti gli scarti delle persone, la forfora che cade dai capelli, la benzina della macchina, lei in un'immaginaria lista cataloga tutto. Questa mania ha delle motivazioni, motivazioni letterarie, quello che tu dicevi, cioè lei è una donna bellissima, è stata una soubrette televisiva, elegante, vestita firmata, e questo suo razzolare nell'immondizia dava proprio origine a delle scene, secondo me, di forte impatto, quindi da un punto di vista narrativo era bella, proprio bella, insomma, non so se sono riuscita a renderlo, però nella mia mente era molto bello questo contrasto di lei nell'immondizia. E poi un'altra cosa, mi serviva una mania che parlasse di lei, perché lei è un'ossessiva, lei è ossessionata dal controllo, e pensavo dal controllo e dalla perdita, e pensavo: qual è per eccellenza l'oggetto che rappresenta la perdita? È il rifiuto, perché il rifiuto è l'oggetto nella fase terminale della sua vita, della sua esistenza. Quindi lei, che è ossessionata dalla perdita, si attacca ai rifiuti nel momento finale, appunto, e si illude di poterne controllare il destino, che è quella cosa che non è riuscita a fare con sua sorella. Sua sorella, lei l'ha persa, e non solo l'ha persa, ha causato la sua perdita. Quindi, anche qui simbolicamente, controllare il destino dei rifiuti significa, ripeto, nella sua mente poco lucida, illudersi di controllare la fine, illudersi di controllare la perdita e il destino. E lo fa sugli oggetti, perché, come dicevamo prima, lei è una materialista, lei non ha più rapporti con gli esseri umani, ma soltanto con gli oggetti privi di vita. Ne è nata un po' così. No, veramente, perché è il secondo personaggio letterario che io conosco che ha a che fare con i rifiuti, e uno è un personaggio marginale creato da Camilleri, te lo ricorderai sicuramente, che faceva tutta una serie di cose con i rifiuti, ma era a margine, era un personaggio risibile del quale comunque non ci si innamorava, era messo lì perché aveva una funzione dal punto di vista narrativo, ma non faceva ridere, mentre qua non fa ridere, cioè qua effettivamente è reso in una maniera, non lo so, mi ha colpito molto, e mi ha colpito anche la difficoltà oggettiva che hai avuto nel coniugare
quelli che sono dei temi che ben conosci per il tuo lavoro, come il marketing, e temi molto spinosi, quale la medicina in genere, la ginecologia, la cardiochirurgia, la psicanalisi. Ecco, sinceramente, quello che mi è venuto in mente è come hai fatto a studiare in questa maniera veramente molto approfondita temi come questi. E il lavoro di ricerca che hai dovuto fare, che hai, diciamo, messo su carta, è veramente notevole. Mi chiedo se hai lavorato con un team oppure se sei tu che ti sei messa veramente a studiare realmente, comprando tonnellate di libri di Napoli. Ma entrambe le cose, ovvero di alcuni temi, come dicevi giustamente, sono abbastanza ferrata perché il marketing è un po' il mio lavoro, quindi conosco come si svolgono i focus group, eccetera, quindi l'idea è venuta da lì. Purtroppo l'ambito ginecologico è forse l'unica parte autobiografica, perché lei ha questa malattia invalidante che è l'endometriosi, di cui purtroppo sono affetta anch'io e purtroppo la conosco. No, ma io ne parlo volentieri perché invece voglio che si diffonda la sensibilità su questo tema di cui si parla troppo poco, quindi ne parlo volentieri. E rappresenta il dolore fisico per eccellenza, perché è una malattia invalidante che io quando partorito dicevo, ma quando arrivano le doglie, e l'ostetrica, ma lei sta partorendo, come quando arrivano le doglie? Per dire, perché lo paragonava al dolore dell'endometriosi, quindi è un tipo di dolore che ti uccide. E quindi nel dover cercare una forte malattia dolorosa, quello era proprio, e lì purtroppo, ripeto, conoscevo già un po' come va. Sulla cardiochirurgia invece no, mi sono confrontata con un anestesista, Roberto Scaini, esperto di cardiochirurgia, e poi Wikipedia. Non so come potessero scrivere romanzi prima dell'invenzione di Wikipedia, perché io nel capitolo sul maiale, come scannare un maiale, e sono approdata su WikiHow, che ti spiega dettagli agghiaccianti, ma purtroppo erano anche lì funzionali, ed è stata anche molto così. Prima c'era la mitica Treccani. Bravo, cioè, esatto. Io ce l'ho ancora, che mi occupa, ce l'ho ancora. Una rete intera. C'è ancora pure online. E 15 ancora sì. Prima. Forse voi siete troppo giovani, ma c'erano i 15. Sì, no, 15, no, mi ricordo. 15, è vero, i mitici 15, ma la Treccani è di livello, diciamo così, più alto, ma oggi mi viene da piangere solo il pensiero di prendere uno dei libri e di guardarli, perché effettivamente è una fatica immensa, e anche lo spazio dove li metti, perché non sono sostanzialmente molto, molto piccoli, effettivamente. Può diventare ingombrante, sì. Assolutamente. Un altro, ci sono una quantità enorme di temi, io mi rendo conto che hai toccato una quantità veramente notevole di temi. L'anno 2012, in cui, diciamo, è narrato il romanzo, è successa la tragedia della Costa Concordia, che ruolo ha avuto? Perché anche questo ha avuto un ruolo all'interno del romanzo. Allora, a me serviva dare una coordinata temporale per far capire più o meno al lettore. Dunque, secondo me è abbastanza chiaro il periodo temporale in cui si sviluppa, però volevo proprio dare una direttiva. E secondo me anche la Costa Concordia, quel tipo di incidente e come è successo, è anche questa una metafora della vicenda e della vita di Bianca. Cioè lei vede questa enorme nave da crociera immobile e arenata proprio con un'impossibilità di, anche qui, di proseguire il suo destino, almeno come nave. E ci ho visto un parallelismo molto forte tra la vicenda di Bianca e questa di attualità. C'è anche un altro motivo. Qui noi, come dicevamo prima, è anche un romanzo sul materialismo, e c'è anche una critica non militante, non assolutista e né tantomeno, diciamo così, forte, però c'è anche una piccola critica alla TV spazzatura e al sistema dei media. Quindi lei fa proprio zapping e alterna questa tragedia
sovrumana della Costa Concordia, con il reality, con il talk show, e ci dà un po' l'idea della vita umana, come la intende lei, che è questo mescolarsi in tempi velocissimi di tragedie e futilità. Lei è stata una valletta televisiva, quindi l'immagine della spensieratezza, della sorridente, sempre superficiale, almeno agli occhi del pubblico, e però anche qui lei racchiude dentro di sé quel vuoto e quella voragine che dicevamo prima. Ed è fare zapping, che ci porta in pochi secondi, la metafora, no? Dello zapping, certo, come alternarsi velocissimo di tragedie e momenti, diciamo, futili. Mi hai preceduto, perché l'altra domanda che volevo farti è che televisione e social media hanno un ruolo molto importante nel romanzo. E appunto, come io ho detto all'inizio, tu hai scritto un romanzo sulla radio nel 2006, ovviamente mi chiedo quale pensi sia il ruolo dei social oggi e come si stanno evolvendo, perché naturalmente tu lo vedi da un punto di vista privilegiato, perché è il tuo lavoro naturalmente essere, conoscere questa materia, e soprattutto alla luce della radio nel 2006, che naturalmente oggi è probabilmente meno importante di quanto lo era nel 2006, di quanto lo è stata nella mia giovinezza, purtroppo lontana. Allora, la radio in realtà, a mio avviso, sopravvive molto bene, molto meglio di altri mezzi come la pesantissima televisione, che davvero ha fatto fatica a trovare una sua dimensione, un suo ruolo all'interno del nuovo sistema dei media, per nuovo sistema dei media intendo quello del web, sostanzialmente dei social. Certo. La radio, che è un mezzo molto leggero, se ci pensate si è subito adeguata al sistema dei media e l'ha cavalcato proprio, per esempio il podcast, che è molto, sì, cioè la radio e la letteratura sono due mezzi entrambi di parola e quindi si parlano molto bene, e quindi il podcast, gli audiolibri, le web radio, mentre la web TV fa fatica, è più rara ed è più difficile da, proprio anche da organizzare e da costruire. La radio è mezzo leggero, io l'adoro la radio, ed è, quindi non sono anche di parte, mentre ne parlo sempre bene, e parlo sempre male della televisione, quindi non sono affidabile, però è vero, è innegabile che la radio ha saputo trovare il suo ruolo all'interno dei media contemporanei. A questo proposito, è nato in questo periodo Clubhouse, che è nuovo social, che fondamentalmente è molto radiofonico. Dico la verità, io non sono uno studioso di queste materie, per cui mi ha stupito molto il successo anche di questo social, effettivamente, proprio alla luce del piacere di ascoltare, ecco, rispetto ma anche sì, è verissimo, e anche gli audiolibri, ci dicono le statistiche, i dati di vendita, che stanno avendo un buon incremento, perché la lettura ad alta voce è bellissima, e se uno la prova una volta, poi i podcast sono, e soprattutto la radio, ripeto, molto più della televisione, si presta bene alla vita di oggi, che è una vita dove noi abbiamo sempre meno tempo continuativo e sempre più tempo interstiziale. Allora, mentre andiamo in macchina non possiamo guardare la televisione, ma è perfetto un mezzo sonoro. Oppure mentre siamo al lavoro e abbiamo 10 minuti, ci ascoltiamo qualcosa, piuttosto che, perché non è meno impegnativo, ma diceva McLuhan, che è uno studioso molto classicone degli studi sui media, ci diceva, bravissimo, media calde e media freddi, e la radio ci occupa solo un senso, che è l'udito, di conseguenza è immersivo ma non è totalizzante, e poi noi col nostro cervello dobbiamo andare a riempire quegli spazi vuoti che ci lascia, mentre la televisione ci spiattella tutto, questo è il personaggio, è bionda, è occhi azzurri, te la faccio già vedere, la radio la devi immaginare, e lo stesso i libri. Quindi bianca dobbiamo immaginarcela, e il fascino eterno della lettura è questo, secondo me. Assolutamente. Diciamo che il profilo del web, come dire, con la sua moltitudine infinita di proposte, a seconda dei desideri degli spettatori e dei fruitori, se vogliamo usare questo termine, per cui insomma ormai ci sono molti studi anche sui nuovi media, però probabilmente non è ingiusto definire il web un media caldo, anzi tantissimo,
ritagliato proprio a misura molto spesso degli spettatori. Io li chiamo spettatori, insomma, anche quelli che ci stanno guardando. Giulio, volevo fare una domanda io a Nicoletta. Ma certo, certo, ho rubato la scena, poi vedo, saluto insomma molte nostre amiche, Loredana Manciati, Rosanna Sabatini e altri membri e altre membre di Segnalazioni Letterarie che ci stanno facendo. Ecco, per esempio, una domanda di Loredana Manciati, che è la nostra sigla spettatrice, dice: il romanzo narrato in prima persona, ho capito bene? Se sì, vorrei chiederle, cioè chiedere a Nicoletta, ci sono vantaggi in questa scelta? Mi sembra si possa dire che coinvolge il lettore. Sì, Loredana, grazie per questa domanda, e hai capito benissimo, il romanzo è raccontato in prima persona, le ho narrante bianca. Beh, ci sono pro e contro sicuramente, uno dei contro, e anche qui Giulio ci insegna che è uno dei grandi scogli, no? È che non hai una vista a 360 gradi, quindi non so, io devo raccontare un matrimonio, lei è seduta in ultima panca, gli sposi sono all'altare, devo raccontare delle cose e l'editor... giustamente che fa la revisione dice no, perché tu come fa, lei come fa a vedere quello che succede, e quindi devi inventarti, no Giulio, la credibilità è più difficile indubbiamente con la prima diciamo persona che schiaccia i personaggi che non sono narranti, esattamente, devi trovare dei modi per riuscire a far conoscere le cose, non è infatti molto facile, si rischia di dei modi credibili credibili che non risultino forzature, perché non è che gli sposi possono alzare la fede e dire oh siamo qua, e quindi è tutto. D'altronde a me viene molto molto naturale, le poche cose che ho scritto, racconti eccetera, sono quasi sempre in prima persona, perché chi lo sa perché secondo me la scrittura è la proposta di uno sguardo, di un punto di vista che può essere fatto ed è fatto benissimo da tantissimi autori, anche dal punto di vista omnisciente. Però secondo me, nel mio caso, la narrazione in prima persona riduce proprio la distanza con il personaggio e con gli eventi, e quindi la sento proprio più affine alle mie corde, quindi finisco sempre con l'arrivare alla prima persona e al narratore inattendibile, torno a dire, perché anche mi piace molto, secondo me anche questo è il motivo, che sia il lettore a proseguire, mi dà l'idea, forse sbagliata, che il narratore in prima persona dica al lettore, questo è il mio punto di vista, però tu ora devi dare il tuo, mentre il narratore onnisciente ti dà già una versione più o meno, no, realistica. Quindi mi sembra che sia un pochino più coinvolgente per il lettore, ma magari è solo una mia idea. Guarda, io posso dirti questo, dal mio punto di vista è effettivamente molto più coinvolgente. Il problema è che è molto più difficile. Sì. Ed è, siccome è la prima forma di scrittura, perché la prima forma di scrittura è il diario, io scrivo di me stesso e quindi naturalmente ho... E quindi risulta quella, diciamo, meno, tra virgolette, studiata, mentre il narratore non in prima persona è un narratore che comunque deriva da studio e quindi ha delle caratteristiche diverse. È complicato, cioè io ho apprezzato molto il tuo romanzo proprio perché non è solo la prima persona, ma è la prima persona è affidabile e scritto molto bene, il che, ti dico, sinceramente non è una cosa molto semplice. Perché effettivamente ti dà quei famosi paletti sui quali io lettore devo immedesimarmi e quindi so che devo andare entro certi limiti, tu riesci a farlo molto bene, perché poi io mi creo la mia immagine di Bianca e di tutti gli altri personaggi, ed è importante questo di tutti gli altri personaggi, proprio per via del narratore in prima persona, che spesso non vengono ben delineati, e quella è la cosa veramente più difficile, ed è quello che dà, diciamo, a noi editor maggior lavoro, perché non c'è filo da torcere. Sì, perché non c'è, alla fine non si riesce a costruire i personaggi che non sono Leo narrante, e senza l'inaffidabile non c'è poi nemmeno l'immedesimazione, perché tanto Leo narrante mi dice le cose stanno così e io ci credo e finisco lì, non ho nessuna, non ci ragiono sopra, ecco, mentre nel tuo caso sono costretto a farlo.
Oh, volevo chiedere invece a Nicoletta come ci sei arrivata dei Naudi e come è stato l'impatto, anche dal punto di vista, diciamo, proprio editoriale, perché come dico sempre io, Segnalazioni Letterarie è un gruppo molto seguito da autori emergenti, molti dei quali aspirano anche a realtà editoriali importanti. Allora, questo romanzo, dunque, premesso, io ci avevo lavorato prima. È stato un lavoro molto lungo con una editor che è Francesca Delena, che mi ha proprio aperto gli occhi su tutti questi dettagli di cui parlavamo ora, che sono anche dettagli tecnici. Nella scrittura è fondamentale, chiamiamolo, non so, la bella scrittura, il talento, la creatività, ma senza tecnica non si va da nessuna parte, e l'ho scoperto amaramente sulla mia pelle. No, amaramente no, perché invece è stato, come in tutte le arti, come uno che ha la passione della chitarra e poi trova un insegnante che gli spiega la tecnica, è molto bello, perché poi tu arrivi a fare, no, arrivi a risultati. Va bene, quindi il romanzo, dopo questo lavoro, è stato mandato al premio Calvino, che è un premio molto importante in Italia per la letteratura d'esordio. Assolutamente. Esatto, è stato proprio l'anno scorso di questi tempi, e sono finita nella rosa dei finalisti. Ed è stato, immaginatevi, proprio una sorpresa, un'emozione molto molto bella e tuttora incredibile. Il Calvino è molto quotato tra gli editori, quindi proprio gli editori stanno a orecchie ritte, come si dice a Firenze, ad aspettare i finalisti, e poi chiedono alla segreteria del premio i manoscritti in visione. E Einaudi l'ha chiesto in visione, e devo dire che subito l'ha trovato interessante, e lì è partita un'altra avventura bellissima, perché è una realtà, vabbè, che non ha bisogno di presentazioni. Però le persone che ci lavorano mi hanno stupito in positivo, perché si tratta veramente, uno si immagina un editore così famoso, blasonato. Non ti dico di non essere accolto perché tu sei l'ultimo degli autori emergenti e chi cavolo sei, ma nemmeno mi aspettavo l'affetto, l'umanità, l'amicizia e la simpatia che hanno dimostrato tutti, dal primo all'ultimo. E ho continuato a lavorare con Rosella Postorino, che ha curato l'editing per la fase finale, e ed è tuttora un'avventura veramente incredibile, un sogno da quando sono piccola, ma non pensavo che potesse realizzarsi in modo così. Certo, a volte succede, vedete. Hai fatto dei nomi, insomma, assolutamente di primo ordine a tutti i livelli. E che consigli daresti ai tuoi colleghi scrittori emergenti, aspiranti scrittori o scrittori che hanno un manoscritto nel cassetto? Allora, il consiglio più importante per gli esordienti è: non crediate alle bufale sugli esordienti, cioè pubblica solo il calciatore, il blogger, pubblichi solo se hai un cugino all'Einaudi, l'amante in Mondadori, non è vero. Pubblichi se scrivi una storia che possa rientrare ovviamente nella linea editoriale dell'editore, e che possa avere un pubblico e che sia una buona storia. Non conta, non è facile, ma non davvero, non crediamo al fatto che in Italia non si pubblicano gli esordienti. In Italia escono 300 e più libri novità tutti i giorni, e molte di queste sono esordienti, quindi gli editori cercano gli esordienti. Cercano gli esordienti. Come? Molte arrivano su Segnalazioni Letterarie, appunto. Esordienti o non esordienti, semi esordienti, quindi insomma, ormai ne so qualcosa, perché sono come amministratore del gruppo. E conosci questa realtà. Quindi in realtà c'è spazio, però serve, ecco, questo è un altro piccolo consiglio, accettare i propri limiti e le critiche. Allora, lavorare con un editor è devastante dal punto di vista. Lui fa, sorride, sembra una persona dolcissima, ma come tutti gli editor, in realtà stanga e uccide. Ma è fondamentale l'accettazione della critica, perché è quella che davvero poi fa la differenza. Quindi è proprio la base, penso, e serve, certo, un pochino di spalle larghe, perché a volte si parla di
sono colpi all'ego di uno scrittore, ovviamente, però è fondamentale l'accettazione, credo, di... Assolutamente, anche perché noi fondamentalmente, diciamo, cerchiamo di portare alla luce quelli che sono i pregi dell'opera, cioè in realtà bravissimo. Una volta che l'autore riesce a capire questo, che noi facciamo di tutto per far quello, non è che vogliamo affossare l'opera, se ci sono delle problematiche le si dice per qualche motivo, poi a volte si sbaglia, per carità, io non sono Dio e quindi sbaglio, così come sbaglieranno tanti altri colleghi, però si cerca comunque di fare quello. Ed è, a volte è difficile riuscire a lavorare con alcuni autori, effettivamente è un po', è complesso, diciamo così. Da un lato è comprensibile, dall'altro è proprio fondamentale sì. L'accettare la messa in luce dei punti deboli del romanzo. Assolutamente. Quindi non arrendiamoci, ma non solo per gli esordienti, pure gli autori che hanno pubblicato 20 libri, poi devono trovare di fronte alla... Ogni volta è una Eh sì. Giulio, vogliamo chiedere a Nicoletta se c'ha un nuovo libro nel cassetto? Eh sì. Hai qualche nuova idea? Ho una nuova idea che però non neanche la definirei idea per ora, ancora la fase prima dell'idea, l'intuizione. E ci sto un pochino lavorando e la sto proprio mettendo in piedi in queste settimane, e se andrà avanti, che non è detto, però è un'altra storia in prima persona, narratrice femminile, però una storia, ecco, completamente diversa, proprio per temi, personaggi, ambientazione, e proprio voce. Vorrei giustamente esplorare altri... Beh, certo, immagino che sarà complessa come questa, almeno io me lo auguro, perché effettivamente è stato un piacere, da un lato immagino una fatica per te immensa, perché non è sicuramente facile, però è stato veramente un piacere leggere la complessità del tuo testo. Ma credo che siamo riusciti a renderla anche in questa diretta, a giudicare dei riscontri appunto che abbiamo qua nella nostra chat, che appunto accompagna la nostra trasmissione, perché io le chiamo sempre trasmissioni. L'ultima domanda, per certi versi estremamente complessa ma semplice al tempo stesso, quindi diciamo che nel rapporto tra complessità e semplicità richiede una risposta di un minuto al massimo, perché siamo arrivati in conclusione. C'è un po' di Bianca in ognuno di noi? Sì, perché Bianca è un personaggio che pur nella sua assoluta follia, stravaganza, però porta in sé i grandi temi universali: la colpa, l'inadeguatezza, la paura di non essere all'altezza, il terrore della perdita. Quindi secondo me sono proprio i grandi temi che accomunano e che prima o poi tutti dobbiamo affrontare. Poi quello è un personaggio di finzione, ma in nuce ha dei temi che ci accomunano. Perfetto, Giulia, io direi che abbiamo fatto una bellissima trasmissione con Nicoletta, insomma questa almeno è stata la mia impressione, spero che sia condivisa pure da voi. Quindi che dobbiamo fare? A questo punto direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Nicoletta, ci vuoi ricordare nuovamente il titolo del tuo romanzo? Il valore affettivo, Einaudi, stile libero. Ecco, in la libreria. Famosissima romana Stile libero di Einaudi, che insomma è sempre sulla breccia, come sappiamo anche da molti avvenimenti editoriali recenti. Allora, io ringrazio Giulio Pisano per la compagnia, la compagnia, come al solito, Nicoletta Verna per la sua anche performatività. Si vede, Nicoletta, che tu sei un personaggio abituato insomma a parlare in pubblico. Ma che no! Sì, no, parlo tanto perché sono le donne, parlano tutte tanto, ma non sono abituata. Ora. Allora, diciamo che hai improvvisato bene, via, ecco. Ti è venuta bene. E comunque, battute a parte, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito. Vi ricordo che metteremo presto nei prossimi minuti, già questa diretta in cima alla timeline di segnalazioni letterarie e anche negli altri canali che sono collegati a noi, per esempio la pagina di Giulio Pisano, Arena Letteraria Roma, senz'altro anche nella pagina di Editrial dell'amica Michela Tanfoglio, che non so se ci sta seguendo ma che salutiamo.
E ricordiamo inoltre che la scadenza del premio letterario Lettera Sempione è stata prorogata di qualche giorno, per cui c'è spazio fino al 7, c'è tempo fino al 7 giugno per spedire i vostri manoscritti, e metteremo comunque dei remind su segnalazioni letterarie. Quindi c'è tempo ancora fino al 7 giugno, la scadenza era programmata per fine maggio, come ricorderete. E poi vi ricordiamo che avremo altre dirette nei prossimi giorni e come al solito continuate a seguirci perché ognuna di queste dirette sarà prontamente annunciata. Bene, siamo arrivati veramente in conclusione, ringraziamo nuovamente Giulio Pisano e Nicoletta Verna e ci congediamo con il motto che ormai sapete a memoria di segnalazioni letterarie. Motto che è... Leggiamo, scriviamo e condividiamoci. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, ciao, buona serata. Grazie a voi. Grazie.